Gucci è riconosciuto come uno dei marchi più alla moda del mondo. Nei suoi 100 anni di storia è stato indossato da reali, first lady e celebrità di ogni tipo. Ora non è più solo per l'elite. Gucci è lo status symbol per eccellenza, eppure tutto è iniziato con un uomo che lavorava come lavapiatti, cameriere e fattorino. Capitolo 1. L'inizio dal basso. Il 26 marzo 1881 Guccio Gucci nasce a Firenze. I suoi genitori erano umili commercianti che producevano cappelli di paglia. Ci si aspettava che un giorno Guccio prendesse in mano l'attività, ma quando compì 17 anni l'azienda fallì e la famiglia si ritrovò sul lastrico. Di conseguenza il padre lo cacciò di casa. Guccio fuggì in Inghilterra su una nave da carico con la speranza di una vita migliore. Dopo il suo arrivo, uno degli hotel più famosi di Londra lo accolse. Il Savoy Hotel. Vi lavorò come lavapiatti, cameriere, fattorino e poi come addetto all'ascensore. Il lavoro era molto apprezzato perché l'hotel era il primo al mondo ad avere un ascensore elettrico e dava a Guccio la rara opportunità di osservare da vicino gli ospiti più ricchi e famosi. Col tempo notò che tutti viaggiavano con borse e bagagli eleganti, che non erano solo oggetti funzionali, erano degli status symbol. Si accorse anche che erano ossessionati dalla qualità e non badavano al prezzo. Dopo qualche anno, Guccio risparmiò abbastanza per tornare a Firenze e iniziare una nuova vita. Lavorò in un negozio di antiquariato. Sposò una sarta di nome Aida Cavelli e mise su famiglia. Lavoro, moglie, famiglia, tutto sembrava andare bene. Ma quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale, Guccio fu costretto a lasciare nuovamente la sua casa e a prestare servizio militare. Fortunatamente sopravvisse e tornò a Firenze a guerra finita. L'economia della città era stata distrutta, ma Guccio trovò lavoro in un'azienda specializzata in prodotti in pelle di qualità. Il proprietario insegnò a Guccio le basi del mestiere, compreso il modo di lavorare con diversi tipi di pelle. Guccio imparò rapidamente e gli fu chiesto di aprire un nuovo negozio a Roma come nuovo direttore. Tuttavia, la moglie Aida si rifiutava di lasciare Firenze e Guccio non aveva altra scelta che viaggiare avanti e indietro. Ogni volta che tornava a casa desiderava aprire un negozio tutto suo a Firenze. Una domenica del 1921, Guccio e Aida stavano passeggiando per Firenze. Mentre camminavano in una stradina laterale, notarono un piccolo negozio in affitto. Aida incoraggiò Guccio a rilevare il negozio e a realizzare il suo sogno di avere un negozio tutto suo a Firenze. Con la benedizione di Aida, Guccio non esitò a lungo e prese tutti i suoi risparmi più un prestito da un conoscente per realizzare il suo sogno. Chiamò questo negozio Valigeria Guccio Gucci, ma in seguito lo abbreviò in Gucci. Il negozio offriva borse e valigie in pelle che Guccio selezionava dai fornitori con grande cura. Ordinò prodotti dalla Toscana, dalla Germania e dall'Inghilterra. Sempre più spesso Guccio dovette commissionare singoli pezzi. La sua esperienza all'Hotel Savoy gli permetteva di capire cosa avrebbero acquistato i turisti facoltosi, ma i suoi fornitori non erano in grado di offrirglielo. Alla fine si stancò di affidarsi ai suoi fornitori e aprì un laboratorio per realizzare e riparare i propri prodotti. Mentre diventava sempre più popolare tra i turisti facoltosi e l'elite locale, Guccio lottava in segreto. La sua famiglia e il suo staff scoprirono la verità solo quando non riuscì più a nascondere le lacrime. Sembrava un uomo che rischiava la pena di morte, ha ricordato uno dei dipendenti dell'epoca. Capitolo 2. I continui fallimenti. Come molti imprenditori, Guccio ha faticato a fare profitti nei primi anni dopo l'apertura. I fornitori che gli permettevano di acquistare merce a credito pretendevano il pagamento e alcuni clienti non pagavano quanto gli dovevano. Guccio era a corto di contanti. Per pagare i conti non aveva altra scelta che cedere a ciò che temeva di più. A meno che non avvenga un miracolo, non posso restare aperto nemmeno un altro giorno, ha ammesso Guccio alla sua famiglia e ai suoi dipendenti.
Il futuro genero di Guccio non poteva sopportare di vederlo così sofferente. Gli offrì quindi un prestito con i risparmi che aveva messo da parte per sposare sua figlia Grimalda Gucci. Guccio accettò con umiltà e nel giro di pochi mesi fu in grado di rimborsare interamente il prestito e di assumere una squadra di artigiani. Ognuno di loro era responsabile in modo indipendente del completamento di un prodotto dall'inizio alla fine. A volte il lavoro era semplice come mettere insieme 100 pezzi diversi e richiedeva una media di 10 ore. Man mano che l'azienda e il team di Guccio crescevano, l'inevitabile si ripeteva. Nel 1925 il governo italiano cambiò e il fascismo italiano prese il potere con Benito Mussolini. Diversi paesi imposero dure sanzioni al paese e Guccio non poté più acquistare tutto il pellame necessario per salvare la sua azienda dal prossimo fallimento. Si avventurò nella produzione di nuovi prodotti. All'inizio realizzò borse e valigie in tela e pelle. La pelle veniva utilizzata solo per le parti più frequenti dei prodotti. In seguito ampliò la linea di prodotti includendo accessori come cinture, borse e scarpe. Il suo mocassino fu il primo al mondo ad avere una briglia placcata in oro. Nel frattempo uno dei figli di Guccio, Aldo, pensava in grande. Aveva viaggiato in tutta Europa e aveva scoperto che molte persone erano interessate ai prodotti della sua famiglia. Perché non portare Gucci da loro? Pensò Aldo. Quando propose l'idea di espandersi in altre città, Guccio lo criticò, dicendo che era troppo rischioso e dubitando che avrebbero potuto raccogliere i fondi necessari. Aldo rimase convinto che si trattasse di una grande opportunità e chiese segretamente un prestito alla sua banca. Alla fine Guccio si arrese e aprì un secondo negozio a Roma, che si rivelò la salvezza per la famiglia. Quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale e Roma divenne una città aperta, i soldati si riversarono nel negozio per acquistare tutto ciò che potevano portare a casa per le loro madri, mogli o fidanzate. Alla fine della guerra, Guccio chiese prestiti a diverse banche per tenere aperti entrambi i negozi. Pur rimanendo a corto di forniture, il suo team continuò a creare prodotti nuovi e unici con quello che avevano, tra cui il bambù in borse di pelle di maiale. All'inizio degli anni 50, Guccio aprì un terzo negozio a Milano. Poiché i suoi figli, Aldo, Rodolfo e Vasco, erano lontani da casa, volarono segretamente a New York per trovare una sede per il loro primo negozio americano. Con loro un prestito di $6,000. Decisero per un piccolo negozio vicino alla Fifth Avenue. Quando Guccio lo venne a sapere tramite un telegramma, si infuriò. «Tornate subito a casa, pazzi!» telegrafò. Per lui il loro piano non era altro che un progetto senza senso, ma ancora una volta si arrese senza rendersene conto. Ora arriva la cosa più importante. Il 96% dei nostri spettatori è con noi senza iscrizione. Con l'iscrizione gratuita e un mi piace ci aiutate a continuare a creare video come questo. Quindi premete il pulsante mi piace e fateci sapere cosa ne pensate di questo video nei commenti. Capitolo 3. L'ascesa e la caduta. Un anno dopo, Gucci aprì il suo primo negozio americano a New York. Questo negozio è passato alla storia come uno dei primi marchi italiani ad avere un proprio negozio in città. Era conosciuto come uno dei marchi più esclusivi d'Europa. Personalità reali e di spicco di tutto il mondo ne erano fan, tra cui la regina Elisabetta II, la principessa Grace di Monaco, Jackie Kennedy, Sophia Loren, Elisabetta Taylor e Catherine Hepburn. Era chiaro che New York era solo l'inizio di un'espansione globale e che la famiglia Gucci aveva molto da festeggiare. Ma due settimane dopo l'apertura del negozio, i festeggiamenti si fermarono. Guccio morì di infarto mentre andava a vedere Laida al cinema. Nel suo testamento lasciò Gucci nelle mani di Aldo, Rodolfo e Vasco. La figlia Grimalda, il cui marito aveva salvato l'azienda dalla chiusura, non ricevette nulla e cercò di lottare con i fratelli per ottenere una quota dell'azienda. Ma tornò a mani vuote. In seguito gli affari continuarono come al solito. Aldo si concentrò sull'espansione di Gucci all'estero. Rodolfo gestì l'attività a Milano e Vasco la fabbrica di Firenze.
Nel frattempo, la reputazione di Gucci tra l'elite crebbe grazie a un prodotto che molti trovavano bizzarro: i mocassini Gucci. Quando Gucci li lanciò a New York, i tacchi a spillo erano di gran moda, ma poco dopo le donne scoprirono la comodità e l'eleganza del mocassino. Alla fine queste scarpe divennero un must anche per gli uomini. Uomini come Frank Sinatra erano noti per averne una vasta collezione. Negli anni successivi Gucci continuò a consolidare il suo successo, aprendo decine di negozi in tutto il mondo ed espandendosi nell'abbigliamento, nei profumi e negli orologi. Il marchio continua a essere riconosciuto come uno status symbol intoccabile. Due anni dopo la storia si sarebbe ripetuta. Dopo aver lanciato Gucci, profumi e orologi, Vasco morì di cancro. Non aveva figli. Le sue azioni di Gucci passano alla vedova Maria. Aldo e Rodolfo le rilevano e dividono le azioni 50 e 50. In seguito, Aldo divise il 10% delle sue azioni con i figli Giorgio, Paolo e Roberto. Tuttavia, Rodolfo si rifiutò di cedere anche una sola azione all'unico figlio Maurizio. Sebbene i figli avessero insieme una piccola quota dell'azienda, era inevitabile che dovessero continuare a espandere l'attività di Gucci. L'attività di Gucci era cresciuta di 25 volte negli ultimi 10 anni. Tuttavia, Giorgio, Paolo e Maurizio non sembravano intenzionati a rispettare i loro impegni e si ribellarono. Giorgio aprì segretamente un proprio negozio utilizzando il nome di famiglia. Paolo ha fondato una propria etichetta e ha persino messo in prigione il padre per evasione fiscale. Dopo la morte di Rodolfo, Maurizio ricevette la metà dell'azienda e da allora cacciò Aldo. Maurizio era affamato di potere ancora di più. Era convinto che ciò fosse possibile solo se avesse rilevato la sua famiglia. Ma non aveva abbastanza soldi e dovette trovare un investitore. I banchieri erano incuriositi dall'idea, ma erano scettici sulla possibilità di un accordo a causa degli intrecci familiari. Fortunatamente c'era una società di investimento privata, InvestCorps, abbastanza folle da correre il rischio. La società era poco conosciuta nel mondo finanziario, ma aveva fatto fortuna acquisendo Tiffany & Co. nel 1984 e quotandola in borsa nel 1987. Due anni dopo la firma del contratto, Maurizio rilevò con successo la sua famiglia. Ma sotto la sua guida, i giorni di gloria di Gucci erano finiti e l'azienda cominciò a perdere 30 milioni di dollari all'anno. InvestCorp accettò di salvare l'azienda a una condizione. Maurizio non era più al comando. Nel 1993 Maurizio vendette le sue rimanenti azioni Gucci per 170 milioni di dollari USA. Il 27 marzo 1995 un assassino sparò a Maurizio Gucci sui gradini del suo ufficio mentre si recava al lavoro. La sua ex moglie, Patrizia Reggiani, è stata condannata per omicidio su commissione nel 1998. Secondo la procura, le motivazioni della Reggiani erano un misto di invidia, avidità e rancore nei confronti dell'ex marito. Il caso fece notizia in tutto il mondo e diede all'ex moglie il nome di vedova nera di Gucci. I pubblici ministeri hanno sostenuto che Patrizia Reggiani voleva ottenere il controllo dei beni di Gucci e impedire all'ex marito di sposare la sua nuova compagna Paola Franchi. Un futuro matrimonio avrebbe dimezzato i suoi soldi. Dopo oltre 70 anni di gestione familiare, questa fu la prima volta nella storia di Gucci che un membro della famiglia Gucci non fu più coinvolto nella gestione dell'azienda. La continuazione dell'eredità di Guccio era ora guidata da InvestCorp e dal suo nuovo direttore creativo Tom Ford. Egli sostituì il vecchio look di Gucci con il glamour e ben presto tutta Hollywood divenne pazza di Gucci. Da quel momento in poi ogni stagione creò diversi pezzi imperdibili ad ogni stagione. I suoi modelli audaci portarono Gucci a realizzare profitti record di oltre un miliardo di dollari all'anno. Oggi Gucci vale oltre 17 miliardi di dollari ed è uno dei marchi di lusso più caldi e in rapida crescita al mondo. Dopo una battaglia per l'acquisizione tra Louis Vuitton Moët Hennessy, il marchio di fusione di Moët Hennessy e Louis Vuitton, tra il 1999 e il 2002, dal 2000 Gucci è quasi completamente di proprietà del gruppo parigino di beni di lusso Kering, ovvero il 99%.
Il direttore di Louis Vuitton Moët Hennessy, Bernard Arnault, ha iniziato ad acquistare azioni di Gucci nel 1999. Gucci temeva un'acquisizione e ha messo sul mercato nuove azioni per diluire la partecipazione di Arnault nell'azienda. Questa è la storia di come un imprenditore da straccione a ricco ha costruito un marchio di lusso da $1 miliardo, che è sopravvissuto a una serie di guerre, fallimenti e crisi familiari. Iscrivendoti e mettendo un mi piace ci aiuti a continuare a realizzare video come questo. Se vi è piaciuto questo video, sicuramente vi piacerà anche questo.